Con questa iniziativa si vuole porre una particolare attenzione al sito archeologico denominato le Terme Romane di Malvindi, terme romane che attualmente si trovano in uno stato di degrado pauroso. Quali sono le iniziative che questa amministrazione intende intraprendere per la salvaguardia di questi siti? Per quanto riguarda invece questo aspetto, la cosa che dobbiamo fare, che prendiamo l'impegno di fare, è quello che già ha avviato l'assessore Maria De Guido, il contatto con i proprietari, ma anche con gli altri enti, a cominciare dalla soprintendenza. Ma io credo che bisogna coinvolgere anche altre istituzioni, bisogna coinvolgere la provincia e bisogna coinvolgere la regione, perché è probabile anche che si debba andare alla ricerca di fondi dedicati specifici, no? Visto anche la scarsezza di risorse in mezzo. Non è che lo Stato, il governo e gli altri enti abbiano grandi risorse, perché sappiamo benissimo che dal punto di vista dei beni culturali è una crisi complessiva nazionale, il degrado cade. Però ecco, l'impegno sia per quanto riguarda la proposta che hai fatto, che valuteremo in sede di giunta, in sede poi nel momento in cui approveremo il bilancio e indicheremo anche le risorse in mezzo alla proposta che hai fatto di parte delle risorse che vengono dagli impianti Sì, fotovoltaici. noi come Comitato Civico Terra di Mesagne sensibilizziamo da tempo l'amministrazione comunale di Mesagne, così come abbiamo fatto per la necropoli messapica del centro storico. Abbiamo focalizzato l'attenzione sulle terme romane di Malvindi, che insistono lungo il limitone dei Greci, un'area di particolare pregio paesaggistico e storico-archeologico. Da tempo avevamo evidenziato la criticità in cui versa la struttura, avevamo già segnalato a mezzo stampa e oggi abbiamo organizzato con diverse associazioni che ci hanno supportato questa iniziativa molto bella. Abbiamo invitato gli amministratori, i quali sono stati sensibili e hanno partecipato, quindi c'è il consigliere regionale, il sindaco, il vice sindaco, gli assessori a ramo. Abbiamo chiesto di intervenire urgentemente perché la struttura rischia di collassare, tant'è vero che la protezione che aveva messo la soprintendenza archeologica negli anni precedenti è crollata sulle strutture archeologiche sottostanti. Intanto di acquisire l'area, che essendo un terreno agricolo si può acquisire con pochi soldi, e poi per quanto concerne la valorizzazione di tutta la struttura, se non riescono ad intercettare fondi comunitari che ancora ci sono, tipo Aria Vasta o qualche altro tipo di finanziamento, abbiamo detto di focalizzare l'attenzione sui fondi rivenienti dal fotovoltaico.